La magia dei sette palazzi celesti di Ansel Kiefer sullo sfondo, Letizia Castà che ritorna in passerella e la ricerca di un equilibrio tra rigore e sensualità per Toz, firmata da Walter Chiapponi, che lavora sui pezzi quotidiani e i capi iconici pensando al potere dell'immaginario alla Helmut Newton, confermando la ricerca di seduzione e concretezza che attraversa queste passerelle. Trench allungati, picot, bomber e cappotti da portare con tacchi e ballerine ricercate. Le borse sono in pelle morbida, i tessuti naturali con grande ricerca di artigianalità. E l'attore superstar d'Oriente Xia Zian in prima fila segna anche la grande ripresa del mercato cinese, nuova forza per quel Made in Italy che non ha comunque mai smesso di investire e crescere. In questi ultimi 3 anni è stato dimostrato, voglio dire, che la tenuta degli imprenditori italiani, tutti in genere, ma del nostro settore in modo particolare, è stata forte. C'è stata il senso della visione delle cose da fare, la pazienza nell'aspettare che i momenti giusti tornassero e anche il rischio che abbiamo corso un po' tutti investendo molto nel futuro, ma vedo che oggi i risultati ce li sta portando a tutti. Gli amatissimi ambasciatori del rock all'italiana, i Maneskin e Chiara Ferragni in tailleur super sexy in prima fila da Gucci, disegnata questa stagione con un lavoro corale dall'ufficio stile in attesa del nuovo direttore creativo Sabato Di Sarno. La scelta è quella di un racconto fatto di citazioni e suggestioni che arrivano dalla storia della Maison, attingendo molto alla sensualità anni 90 che piaceva Tom Ford. Colore, trasparenze e borse rieditate, tante voci, tante anime e in attesa di una mano decisa, tutto il team saluta e ringrazia.